Ciao, noi siamo i Jaspers e questo è Star Rise. E così volete sapere chi sono i Jaspers. Ci sono un dottore, una cavia, un supereroe, una macchina, un businessman ed un inserviente. È l'inizio di una barzelletta grottesca e inaspettata? Quasi. È la descrizione dei membri di una band, i Jaspers. Con una premessa del genere vi aspetterete chissà quale buffonata. Eppure, 14.000 fan su Facebook non li hanno tutti. Loro sì. E se li sono guadagnati uno ad uno. I Jaspers sono una rock band milanese che dal 2009 sfora uno dopo l'altro i prodotti di quelle che loro definiscono orgie creative. Siamo entrati per un tour guidato nel mondo come dei Jaspers ed ecco cosa abbiamo scoperto. Allora, la prima domanda. Fare musica è bello di per sé, però senza pubblico è difficile andare avanti. Come avete fatto a raggiungere 14.000 fans su Facebook e com'era all'inizio? Qual è stato il percorso che avete fatto? Vai, uno a uno. Dico, i fan li abbiamo potuti prendere uno a uno perché è l'unica possibilità che si ha per farsi conoscere oggi, a parte internet che ci ha aiutato sicuramente, ma non quanto i live. Volete aggiungere qualcosa voi? No. Infatti qua abbiamo gli altri membri del gruppo. L'uomo d'affari, Eros. Questo è Eros e suona la chitarra. L'inserviente, Jure. Jure odia le persone lente, la pasta integrale e la pietra parlante di Fantaghiro. E l'uomo cavalletta Eric. Lui è Eric, suona il basso. Che difficoltà deve affrontare un gruppo emergente alle prime mosse? Cosa consigliereste sotto questo punto di vista a un gruppo che appunto vuole iniziare adesso a suonare? Ma innanzitutto suonare in qualsiasi occasione, adeguarsi soprattutto, perché all'inizio bisogna per forza adeguarsi. E come si vede ci siamo adeguati abbastanza. Mi sento quasi umano. Eccetera, avete dovuto scendere a qualche compromesso di qualsiasi genere? A parte le calzarete, no. Se non essere pagato un compromesso, sì. A parte quello, non particolare, cioè non che io ricordi. Che dici? Siamo usciti ai compromessi? No. Bene. Dal punto di vista economico e umano anche, certo. Soprattutto, quanto costa fare musica? Qual è l'investimento che torna indietro? Sicuramente l'investimento è tanto, ma per quanto riguarda tantissime cose, a livello fisico e a livello anche stupidata, gli spostamenti, se comunque gli elementi non possiedono, diciamo, dei grossi fondi per investire, il lavoro diventa ancora più difficile, ovviamente, perché comunque ti devi accalappiare in quei pochi soldi che riesci a ricavare dai primi live che fai. Però le soddisfazioni più grandi, penso, per ogni artista è vedere che riesci a dare qualcosa al pubblico con quello che fai. Quello è la cosa più, diciamo, bella. E con i locali che rapporto avete? Ci sono posti in cui amate di più suonare, posti in cui avete avuto particolari problemi, dove non vorreste mai più tornare? Sicuramente San Siro. No, mi permetta. No, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scriba e Compefaldina, come Antifurto, per esempio. Sicuramente ci sono dei locali che, ma non mi sembra neanche molto carino stare a dire quali dei locali. Vabbè, non avete portato abbastanza gente. Non ci avevano pagato. Lui dice sì. Sono problemi che purtroppo. Vai, la prossima. Non possiamo farci nulla. Purtroppo. Va bene, allora adesso, visto che voi siete anche un particolare nel vostro look e abbigliamento. Ho sentito giusto. Chi sono i personaggi che portate sul palco e come nasce l'idea di portare questo personaggio? Vabbè, noi cerchiamo di portare nel nostro show, diciamo, una specie di manicomio. Nella sua malignità trasporta i giovani nell'aldilà. Anzi, è un manicomio tutto nostro, e come ogni manicomio c'è il dottore, c'è la cavia, c'è il mio esperimento venuto un po' così, c'è l'inserviente,
c'è un personaggio che ovviamente all'interno del manicomio pensa di avere un sacco di soldi ma non ne ha, e poi c'è un altro personaggio che pensa di essere un supereroe che può sconfiggere un superuomo. Esatto, che può sconfiggere lanciando cavalletta d'orso. Ciao. Abbiamo un simpatico, esatto, un altro intervistato, un altro Jaspers. Va bene, no, no, ma... e invece i vostri testi come nascono? Nascono durante le nostre orge musicali, no? Esatto. Tutti contribuiamo alla stesura di un testo. Sì. E che punto siete del vostro percorso artistico e di vita, e dove vorreste arrivare? Arrivare alla pensione. Vogliamo arrivare a... vorremmo poter riuscire a vivere di questo. Quello che riusciamo a fare ci gratifica, quello che vediamo, che riusciamo, il modo in cui riusciamo ad arrivare ci gratifica, i pochi soldi che entrano comunque ci gratificano, perché è difficile riuscire a fare questa vita. Bisogna fare anche tanti sacrifici in questo, perché comunque devi eliminare qualcosa per vivere all'inizio di questo, devi eliminare tanti vizi, tante cose. Sì. Soprattutto i vizi, che sono quelli che costano per di noi, più. Per noi Jaspers poveri bisogna fare questo. Allora, domanda, come vi è venuto in mente di fare la cover di In fondo al mar della Sirenetta? Ci piaceva il cartone. E ci piacciono le colonne sonore della Disney. Siete fan dei film Disney? Chi non lo è? Fan? Non lo so. Dai, chi non lo è? Però, insomma, beh, hanno fatto parte del nostro... Io non faccio testo perché li amo tutti, quindi... Hanno fatto parte della nostra crescita, sì, per fortuna. Dico, sì, perché musicalmente ci sono dei grandi pezzi che ci hanno stimolato ai tempi e anche allora adesso. Avete deciso di fare un revival. Esatto. Perfetto. E vi è mai passato per la testa di mollare tutto e ritornare a suonare sulle spiagge in estate giusto per far colpo sulle ragazze? E falò. Penso di non aver mai fatto questo in tutta la mia vita, di suonare in spiaggia. Perché la classica immagine, il ragazzo con la chitarra, no, tutte le guarda, tutte attorno. Guarda, io vengo dalle montagne, lui pure. Io sì, io al massimo avevo qualcos'altro attorno, ma non di certo al mare. Bene, quindi per chiudere, la più classica delle domande, come vi è venuto in mente di chiamarvi Jaspers? Ma giù. Ormai lui è l'uomo delle risposte. È il momento serietà, perché questa domanda qua risponde sempre questo uomo rettile, che è stato lui, diciamo, a dare vita al nome, perché quando ci siamo incontrati e conosciuti, lui venne quel giorno e disse: ah ragazzi, ho letto questo libro di questo psichiatra Jaspers che studiava appunto situazioni abbastanza matte, e noi siamo entrati nel suo mondo matto e da lì abbiamo preso il nome. E vi siete ritrovati comunque in questo mondo matto, vi trovate sì, bene? Sì, ci troviamo molto bene, anzi ci sentiamo più normali così che quando siamo vestiti in un altro mondo. Sì, sicuramente. Anche tu? Perfetto. Va bene, allora ringrazio i Jaspers, io sono Milena di Starrise, dal Backlit Club, ciao a tutti, se vi è piaciuto il video, i Jaspers, o se vi ha fatto anche schifo tutto, comunque... Soprattutto se vi ha fatto schifo. Sì, esatto, soprattutto se vi ha fatto schifo, commentate il video, condividetelo e diventate fan della nostra pagina di Facebook. Tanto amore a tutti. Bello, giusto. Bene, perfetto. Salve, buonasera a tutti. Iscrivetevi al canale, condividete il video, fate un po' tutto. Mi raccomando. Grazie. Andrà avanti per ore. Penso che sia sufficiente, maestro. Grazie. Ah, ma io stavo riprendendo mentre suonavo. Sì, certo. Ah, ma che ne so. Va benissimo, Fabri. Era tutto così spontaneo. Giusto? Sì. Buono. Scusate. C'è il momento autismo della cavia. Va bene.